Noi promuoviamo l'Italia sotto qualunque aspetto: lingua, cultura, amore e fratellanza. Siamo qua per tifare Italia nel campionato europeo e vinceremo. Pronti davanti alla TV, vestiti d'azzurro, a tifare Italia. Anche se non sono le 20:30, ma è ora di pranzo o quasi. Il campionato europeo degli italiani, e tra loro tanti pugliesi di prima o seconda generazione che vivono in California, è fatto così. Come Sara, che di cognome fa Scorcia, figlia di due modugnesi emigrati negli anni 60 e che insieme agli amici italo-americani si sta preparando all'incontro con la Germania di giovedì, quando a Pasadena, 20 km da Los Angeles, saranno le 11:30 di mattina. La scaramanzia impone che il posto sia sempre lo stesso, anche se nei quarti di finale il rischio è stato grosso. Perdere contro l'Inghilterra in un pub inglese e circondati di inglesi non sarebbe stato proprio il massimo. Ah, yeah, I'm Barese Napoli Dan. Barry a Napoli. It's amazing, especially amongst these. È esaltante stare in mezzo a tante persone che tifano Italia come te. Nel 2006 ero nella mia cameretta a guardare i mondiali, ad urlare da solo davanti alla TV, e a nessuno interessava. Essere qua in mezzo a tanta gente che sente l'emozione salire a ogni passaggio, a ogni tocco di palla, è veramente esaltante. Vedere l'Italia vincere ai rigori da qua, dove gli azzurri persero dal dischetto la finale mondiale del 94 contro il Brasile, ha un sapore particolare. Come essere italiani in America, lontani da casa o dalle proprie origini, e per questo ancora più orgogliosi. Com'è guardare la partita? Eccitante, eccitante. Non pensavo che ci fossero così tanti italiani, anche gente che non è italiana ma tifa per la nostra bandiera, per la nostra maglia. E ora la Germania, altra grande terra di emigrazione per gli italiani. Tra mondiali ed europei non ci hanno mai battuto, e sul fatto che non lo faranno neanche questa volta, almeno qua in America, non hanno il minimo dubbio.